Oggi è con noi in frequenza la dottoressa Rosalba Giacchello. Lei è referente del Piemonte e della Valle d'Aosta per quanto riguarda un progetto dal nome un po' particolare. Questo progetto si chiama IOTA 6 e noi chiediamo a lei di che cosa si tratta. Benvenuta in frequenza, dottoressa Giacchello. Buongiorno a tutti. Bene, dunque, come stavo dicendo, allora parliamo del progetto IOTA 6. Le chiedo subito in che cosa consiste questo progetto, di cosa parla. Allora, il progetto IOTA 6 è un progetto internazionale il cui scopo è quello di ottenere una diagnosi più precisa possibile attraverso l'ecografia delle masse annessiali, cioè di quelle formazioni che possono interessare gli annessi, quindi la tuba e l'ovaio, e che sono di vario tipo, e a seconda di quello che noi pensiamo si possa trattare, si può seguire poi un percorso clinico molto variabile, in base, ripeto, alla previsione di malignità o benignità di quella formazione che noi stiamo studiando appunto con l'ecografia. Per ottenere questo risultato noi applichiamo delle regole ben precise che sono state elaborate negli anni da questo progetto che è già arrivato appunto alla sesta elaborazione e che è iniziato negli anni Ottanta per opera di studiosi europei, sia italiani, la dottoressa Testa del Gemelli di Roma, che attualmente coordina appunto tutto il progetto. È un lavoro a cui noi teniamo molto come ecografisti piemontesi e valdostani, perché da anni tutti i centri che fanno ecografia, sia in Piemonte che in Val d'Aosta, stanno proprio lavorando assieme per cercare di usare la stessa modalità di lavoro. Questo è già stato fatto ampiamente in ostetricia, e adesso con questo nuovo progetto lo si cercherà di fare anche in campo ginecologico, e noi ci teniamo molto a dire che la realtà piemontese è sicuramente una tra le realtà migliori in Italia da questo punto di vista, da questo punto di vista organizzativo, da questa ampia collaborazione che tutti i centri periferici hanno con il centro di riferimento, che è l'ecografia ostetrico-ginecologica della Città della Salute e della Scienza di Torino, che è gestita dalla dottoressa Viora. Ecco, a questo proposito si terrà un convegno a fine ottobre. Esatto, ad ottobre noi avremo 2 giornate di studio. Il 27 ottobre nel pomeriggio ci sarà una giornata dedicata all'applicazione di quelle che sono appunto le regole di questo progetto IOTA 6, attraverso anche lo sviluppo di un software che è stato proprio studiato al fine di calcolare per ogni formazione, per ogni, ripeto, massa annessiale, un determinato punteggio, un determinato indice di probabilità di malignità o di benignità. La seconda giornata invece sarà venerdì 28 ottobre, in cui ci sarà un incontro di tutti gli ecografisti della regione Piemonte Val d'Aosta, perché io sono anche coordinatrice della SIEOG, cioè della Società Italiana di Ecografia Ostetrico-Ginecologica, e in tale occasione discuteremo sia di problematiche riguardanti sempre la ecografia, l'uso dell'ecografia in ginecologia, sia problematiche riguardanti più espressamente problemi invece ostetrici. A questo convegno, che è diventato oramai un must nella nostra realtà di ecografisti, si terrà sempre a Vicoforte, nella sala congressi di Casa Regina Monti Tregalis, e in genere abbiamo sempre una buona affluenza, siamo circa 200 medici che appunto discutono sulle problematiche di questo lavoro ecografico. Bene, noi ringraziamo la dottoressa Rosalba Giacchello, referente del Piemonte e della Valle d'Aosta, per quanto riguarda appunto il progetto IOTA 6 di cui ci ha parlato. Grazie dottoressa e buon lavoro. Arrivederci e buon lavoro anche a voi.